ci potremmo neanche mettere una goccia di grasso all'interno, che stesso il grasso creerebbe l'attrito, cioè, rendetevi conto. Quindi da qua in poi dobbiamo creare una cosa che non deve roteare, perché deve tenere questo fisso, deve tenere questo così, ta 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 ta, che va dritto, sempre in questa direzione che è adesso, per dire. E quindi ci serve di nuovo fare quella cosa che abbiamo fatto prima. Quindi prendiamo il rettangolo, facciamo una misura a caso e diciamo che con delle costrizioni tangenti, questo ti costringa a stare tangente a questo, questo ti costringa a stare tangente a questo, questo ti costringa a stare tangente a questo, questo ti costringa a questo. Perfetto. Quindi che è successo? Che abbiamo creato, se io faccio doppio clic e poi ho di offset e faccio meno 2, un'altra parete. Una parete che possiamo estendere fino a qua, quindi E, clicco la parete, faccio E e arrivo fino a qua. Poi faccio OK, che come vedete si distanzia, se io faccio lo strumento misura da qua a qua, proprio di 2 mm. E questo, ragazzi, lo inizierete a riconoscere, sarà proprio, tra virgolette, il pistoncino che si muoverà avanti e dietro. Ora vado un attimo in bagno. Lo vediamo un attimo in sezione, giusto perché così ci aiutiamo. Questa è la parte che gira, qua gira tutto, il bullone gira, questo qua deve stare fermo, ok? L'ho detto forse 100.000 volte. Quindi, che faccio? Faccio uno sketch qua, tasto destro, create sketch. Vedete, qua già potremmo estrudere questa parte, solo che non possiamo, perché serve un po' di margine, almeno mezzo millimetro. Vediamo, 0,5, meno 0,5, no, volevo dire 0,5 senza il meno. Perché ci serve il margine? Perché sennò la stampa 3D, essendo che non è proprio precisa al micron, cioè farebbe troppo attrito. Ma soprattutto non è un fatto tanto di precisione, cioè proprio se esistesse una macchina che fa le cose proprio precise, comunque sarebbe esattamente fusa l'una sull'altro. Cioè, nel senso, dobbiamo assolutamente creare quella parte là. Quindi meno 0,5, prendiamo questa parte all'interno. Ma attenzione, perché dobbiamo anche andare a proiettare tutto il bullone, ovviamente. Quindi tac, qua, e lo estrudo indietro fino a praticamente la parte finale del bullone. Se non ci arrivo con la selezione, posso tranquillamente disabilitare un attimo lo sketch, premere questa faccia e, come vedete, andrà fino in fondo. No join, ma new body. Faccio ok. Questa è una parte che dobbiamo stampare in 3D, quindi di nuovo premo A. Ci fa apparire questa finestra in cui prendo il giallo e lo posiziono qua. Perfetto, rivediamolo un attimo in sezione. Guardate, adesso il bullone è incastrato. Solo che dobbiamo bloccare il fatto che possa andare avanti e dietro. Come lo facciamo questo? Prima di tutto possiamo tranquillamente andare su bodies e levare il reggi motore qua. Ma possiamo fare così per questo. Ovvero andare a fare tasto destro, fare create sketch. Poi misuro un attimo la distanza qua con inspect da qua a qua. Ed è di 1,5 mm, quindi faccio un offset qua di la metà, quindi 1,5 diviso 2, e prendo questa parte e questa parte, faccio E di estrudi e l'estrudo di 1 mm con un nuovo corpo. Che cosa ho fatto? Praticamente ho creato una piccola copertura che ci permetterà di non far andare il bullone, cioè di non far uscire il bullone dalla sua costrizione gialla, questa qua. Ok, questo qua posso fare CTRL C, CTRL V e spostarlo indietro di giusto quanto ci serve a noi. Quindi posso, vabbè, tranquillamente anche spostarlo tutto di qua, fare punto punto, quindi da qua seleziono questo punto, poi vado qua, CTRL e seleziono questo punto e si mette in automatico. In questo modo, guardate, il bullone è fermo. Per semplicità faccio una cosa, vado a prendere un altro materiale, tipo qualcosa di scuro, questo. Vado a colorare il bullone di scuro e il dado invece lo vado a colorare di un altro materiale. Posso tranquillamente fare così, tac, duplicate. Prendo questo, libreria colore, vado qua e scrivo red. Prendo questo pantone red, qua aspetto che si modifica. Vado qua e metto il dado rosso, in modo tale che si capisce un po' di più quello che stiamo andando a fare. Se vado su ispezione, guardate, questo succede, no? Questo qua blocca il bullone dall'uscire. Questo qua blocca il bullone dal ruotare, questo qua di nuovo dall'uscire. Ed è perfetto così, questo sandwich. Riabilito il reggimotore e guardate qua, esce. Quindi faccio qua E e vado ad abilitare questo. Perfetto. Possiamo capirlo un attimo con l'analisi, un'altra volta, potendo spostare questi tre body. Quindi 1, 2 e 3, gli ultimi tre che abbiamo creato. Più il bullone, faccio M di muovi, con il free move e l'analisi abilitata, vado a muoverli, per esempio fino a qua, di 20 cm indietro.
Faccio ok. Vedete, abbiamo subito capito che qua posso tranquillamente prevedere meglio, andare sul reggi motore, tasto destro, opacity control e metterlo al 50%. Come vedete, abbiamo questa struttura fantastica, secondo me, che regge tutto. Una cosa che possiamo andare a fare è permetterci di attaccarci qua, no? Quindi misuro un attimo la distanza che intercorre tra questo punto e questo punto, e sono 0,25 mm. Quindi prendo gli ultimi 4 corti, selezionando 1, 2, 3 e 4 con lo shift, faccio M, la freccetta indietro e poi tutto quanto voglio. Poi faccio meno 0,25. Faccio ok, guardate, no? Sono attaccati. Poi faccio una cosa, ovvero faccio create sketch e mi proietto questo ultimo cerchio e poi gli do un offset sempre di 2 mm. Da prendere 1, 2, 3 e 4, queste quattro parti qua. Riabilito la visione di reggi motore e anche l'analisi e lo vado a spingere fino a qua. Levo l'analisi e vi faccio capire un attimo quello che abbiamo fatto. Guardate, non so se avete capito. Abbiamo fatto in modo che qua si siano creati questi cosi qua, che però, aspettate, perché non si sono connessi da nessuna parte. Aspettate, allora, per connetterli li selezioniamo 1, 2, 3, 4 e poi premiamo quest'altra parte e facciamo ok. Ecco, guardate, abbiamo creato questi cosi, praticamente, che andranno a sbattere dove? Sul reggi motore. Quindi andranno a sbattere nella parte finale, qua, in questa faccia qua, quando praticamente è finita la corsa. Questo, diciamo, un meccanismo di protezione, potremmo dire, no? Guardate, ci sono questi pezzi, questi qua, e vanno a sbattere qua quando sono arrivati, in modo tale che automaticamente sappiamo che è finita la corsa che possono fare questi pezzi. Comunque, continuiamo. Levo il reggi motore, levo anche l'analisi, oppure anche con il reggi motore attaccato, faccio 1, 2, 3 e 4, quindi anche il dado, M, e lo spingo fino in fondo, che sono appunto 20 mm, 20.25, abbiamo detto. Tac. Guardiamolo di nuovo in analisi, giusto per farvi capire. Questa è la parte che si muove, ok? A questo punto il nostro meccanismo praticamente è finito. L'unica cosa, ragazzi, che non mi va a genio è che solo queste plate di un millimetro devono reggere tutto. Quindi quello che vorrei fare è, prima di tutto, levare qua il reggi motore e fare una piccola modifica, ovvero questo qua potrei fare, ragazzi, che lo elimino. Il tasto destro, rimuovi. Perché? Perché voglio che questa parte e anche questo, dobbiamo riprogettarlo da capo, rimuovi. Ah, eccomi qua, pausa bagno numero 2. Aspettate che non avevo il microfono. Like a... Allora, è un'ora che stiamo a registrare. Abbiamo detto che dobbiamo bloccare la fuoriuscita di questo robo qua. Quindi faccio tasto destro, create sketch, e faccio una cosa molto semplice. Cioè, alla fine, a noi quello che serve è bloccare solo questa parte ottagonale, quindi, no, esagonale. Quindi vado qua, faccio meno 2, faccio ok, poi seleziono questo e questo, faccio tac, e faccio un millimetro in avanti con new body. Però no, vado un attimo indietro perché mi sono scordato di mettere il cerchio. A cui devo aggiungere comunque 0,75. Quindi questa è la parte che io devo andare a estrudere di 1. Estrudere 1 con il new body. Ok. Poi che volevo fare? Volevo farlo piatto. Quindi semplicemente fare di nuovo create sketch qua. Però prendere questa parte qua e portarla in avanti. Ecco. Guardate, in questo modo qua, quella parte, questo piccolo esagono, si va a incastrare qua a pressione e è meglio in questo caso, ecco. Quindi praticamente non mi resta che fare la stessa cosa dall'altro lato. Quindi faccio qua, create sketch, vado a proiettarmi direttamente questo, senza che facciamo tante cose. Quindi tac e tac, e lo vado a estrudere di praticamente un millimetro con l'operazione new body. Poi vado a fare qua di nuovo create sketch, vado a proiettarmi questo. Faccio, prendo questa parte qua e la espando di un millimetro di nuovo. Con però la funzione, però nascondendo l'ultimo corpo che ho fatto, perché sennò si unirebbe a quello. Ok, ecco qua, guardate adesso si capisce molto di più la funzione di quel coso là. Anche se immagino che voi l'abbiate già capita da prima, ovviamente. Bene, se vado a fare ispezione, creo un attimo un piano di ispezione che è parallelo a questo, però viene un attimo un po' più avanti, perché così ci aiuta a capire di più. Quindi vado di qua, però giusto così. Apro un attimo l'ispezione. Ecco qua. Per quanto riguarda i fermi a battuta, raga, stavo pensando che in realtà ya, non servono più di tanto, perché comunque sbatte qua il pezzo, no? Quindi va bene così. Più che altro, appunto, mi piacerebbe prendere 1, 2, 3 e 4,
muoverlo tutto indietro, quindi fino a che non si arriva a battuta, che in questo caso è 20,25, di nuovo, anche se abbiamo aggiunto un millimetro. Come cazzo, com'è possibile questa cosa? Vabbè, non mi interessa. C'è ok. Arrivata a battuta, posso levare l'analisi e procedere a fare una cosa. Ovvero, prima di tutto, controllare se qua passano 2 mm. Perché qua passa 1,5 mm. Qua invece passa ancora di meno di 1,5 mm. E non è una cosa buona. Quindi quello che vorrei fare è un attimo levare il reggi motore. Fare un attimo una modifica qua. Anzi, leverò tutto. Non solo il reggi motore. Fare una modifica. Una modifica che faccio in modo che... Faccio un attimo create sketch. Da qua sono 15 mm. Quindi faccio un cerchio che dice 15 mm meno 2. Ok? E elimino tutti questi spigoletti. Che mi danno un po' fastidio, sinceramente. Perché non permettono l'aggancio di qualsiasi altra cosa da queste altre parti. Faccio E, vado meno 2. Meno 2 però su questo corpo qua. Do anche il secondo corpo qua dietro e tutto indietro. Faccio ok. Ecco. La cosa è che mo ovviamente qua rimarranno degli spazietti. Quindi faccio di nuovo qua tasto destro, proietto questo, faccio ok. Levo qua le cose che si che fermano e vado pure qua a fare 1 2 3 4, 5 e 6. Cioè, gli estrudo fino a qua. Poi riprendo un attimo lo sketch da qua sotto. Prendo di nuovo questi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faccio E di estrudi. E gli dico di iniziare a object, che sarebbe qua. Di estruderli da qua poi di meno 1. Perfetto, vediamo un attimo com'è nella... Nel generale, ecco qua, perfetto. Adesso è un po' meglio. È un po' meglio perché praticamente, mo vi faccio vedere. Qua praticamente passano 2 mm. Da qua a qua. No, passa un millimetro. Ma perché? Ma cazzo, sono un coglione. Aspettate, posso fare da qua edit sketch. Invece di 13 faccio meno 2 da una parte, ma meno 2 pure dall'altra. Quindi meno 4. Così dovrebbe. Può fare fine e vediamo se ce lo modifica già. No. Però comunque, raga, diciamo che anche un millimetro va bene, eh? Va bene perché le parti a cui ci dobbiamo agganciare alla fine, cioè, potrebbero... Cioè, è tutta questa area, no? Quindi va bene lo stesso. Considerando che con l'analysis dietro, no? Quindi vediamo che va abbattuta. Rilevo l'analysis, devo prendere proprio questo. Cioè, prendere tutto questo, portarmelo fino a qua. Quindi, vedete? E poi a questo aggiungere 2 mm. Quindi faccio più 2, più 5... Più 2 di nuovo. In modo tale che ho 9 mm. Quindi 5 al centro e 2 a destra e a sinistra. Per poterci attaccare tutto quello che voglio. Perché quando andrò a muovere tutte queste parti. Quindi 1, 2, 3, 4. E faccio move. E li muovo di appunto 20.25 mm. In modo tale che tutto qua arriva fino a qua. Qua poi ci posso collegare a chi voglio e questo va a 25 mm avanti e dietro. Quindi poi da qua io che davvero devo creare un qualche sorta di gancio o non so che cosa. Tornando, facendolo tornare indietro, in realtà posso creare anche un'altra cosa, ovvero qua erano 9. Quindi meno 9 più 5, facciamo così. Ecco, qua posso creare qualsiasi tipo di innesto, quindi posso fare create sketch. Prendere questa parte qua, andare su meno 5, solo che in realtà mi servono comunque 2 mm di spessore, quindi faccio comunque più 2, diciamo così, no? Ok, poi faccio qua, create sketch, dicevo, prendo questo, vado qua, faccio meno 5, poi faccio new body. Questo praticamente è il punto in cui io ci posso attaccare, che cazzo però voglio. Perché questo qua va così, poi vi faccio vedere un'altra cosa, perché io vado di qua, faccio tasto destro, create sketch, prendo questo e faccio l'offset di meno 2, prendo questo, copy, faccio l'offset di meno 2 e da qua in poi posso creare praticamente un foro, che sarebbe questo, tac tac, e lo faccio passare fino a qua, in cui io con una spilla, no? Con una vite, con un bulloncino, posso attaccare questa parte qua dove voglio, perché vi faccio un esempio banale, qua ci posso mettere un gancio. Ma posso tranquillamente attaccare un filo qua e far fare a questo attuatore lineare che voglio. Posso però comunque attaccare qua qualcosa che in un certo senso appunto poi può servire per mille altre cose. Per esempio qua poi quello che mi serve a me alla fine. Ah, e tra l'altro qua poi col bullone sono sicuro che questo bullone non va più indietro di così. Quindi non è che dici metto il bullone ma questo non può andare indietro. No, perché questa parte viene in davanti.
no? E praticamente qua mo facciamo un piccolo gancetto, facciamo così, no? Quindi posso fare tranquillamente un sketch centrale, quindi parto dal punto qua dell'origin, se riesco a beccarlo, ecco qua. Mi proietto questa figura, che non è altro che una linea praticamente, e posso tranquillamente fare un offset di qua, per esempio di 2 mm, poi un offset di... poi faccio un cerchio qua al centro di 5 mm, poi questo lo offsetto di nuovo di 2 mm, prendo una linea, mi proietto questo, prendo una linea e faccio una costruzione tangente, una linea tangente qua, poi posso prendere questo e questo e questo, faccio E, estrudi, e questo andrà, per esempio, da un lato, faccio symmetric e 2.5 dall'altro, ma attenzione perché questo non è new body, ma si collega a questo, quindi uso lo strumento combine, qua e qua, faccio ok, quindi questo mo è combinato. Se levo questo, guardiamo una cosa, c'è questo foro che è sbagliato perché non è nella posizione giusta, dovrebbe essere almeno al centro, ecco. Quindi, per risolvere questo fatto, vado a riprendere lo sketch in cui io ho disegnato questo foro, che sarebbe questo. Faccio Edit Sketch e qua cambio queste credenziali, rendendomi conto che qua devo, invece di 2 mm, devo fare meno 1, evidentemente, e qua invece devo fare meno 3. Ecco, in modo tale che questo sia al centro. Provo a fare Finish Sketch, come vedete, è perfetto, cioè abbiamo creato quello che serviva a noi tranquillamente, che è una figata pazzesca. Vero questo innesto che va qua dentro, ma comunque non tocca, guardate, no? Che a cui noi, come vedete, possiamo tranquillamente attaccare questo, che in questo caso è un gancetto che mi servirà per tirare una cosa. E diciamo che il progetto in sé è finito. Se non fosse che per tutte le cose che vanno ad incastro, vedete, qua abbiamo lasciato una parte, cioè abbiamo lasciato un piccolo margine tra qua e qua, che abbiamo detto essere di 0.5. Per tutte le cose ad incastro dobbiamo lasciare questo margine. Quindi, per esempio, anche per questo, io ovviamente devo venire qua, fare S, cioè fare offset faccia e creare un offset faccia su tutte queste facce. Quindi le seleziono tutte e faccio meno 0.25, per esempio. Anche se avrebbe più senso in realtà fare l'offset faccia su questo, perché è un pezzo molto più rigido, quindi faccio S. Offset faccia, dicevo, faccio 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, faccio meno 0.25. Ecco qua, faccio ok, poi arriverò ad abilitare questo pezzo, vedete? C'è questo margine che ci servirà proprio per incastrare le cose, perché sennò, raga, cioè, farete una fatica immensa a incastrare le cose. Per il resto cosa possiamo, diciamo, andare a disincastrare? Non lo so, perché sinceramente questi pezzi qua che fermano l'ingranaggio dovrebbero andare abbastanza a pressione, sinceramente. Facciamo un attimo una simulazione, quindi proviamo a muovere tutto quello che si deve muovere. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, faccio muovi, poi prendo la freccetta e gli dico di andare avanti 20.25. Vediamolo un attimo nell'analisi, però nella visuale praticamente in sezione, vado ad abilitarla, vedete? È perfetto, è proprio proprio perfetto. Il progetto quindi si può tranquillamente definire completo. Abbiamo fatto 1 ora e 13 di registrazione, quindi per fare questo progetto ci vuole 1 ora e 13. Fatelo raga, perché vi potete allenare in Fusion 360, che è una cosa buonissima, e poi avete creato qualcosa di utile. Come ultimi aggiustamenti direi di fare una cosa, ovvero di prendere questo profilo qua e portarlo fino a qua. Non ha senso che stia fino a là. Poi sinceramente il fatto che qua è tutto chiuso non è che mi piace assai, sinceramente. Quindi una cosa che io farei è appunto levare qua il reggimotore e considerare proprio di questa parte qua del pistoncino fare davvero una cosa del tipo... Tutto metto l'opacità per 100, non lo so, fare dei buchi qua, però non è poi alla fine così fondamentale. Però vedete, con l'opacità al 50% mi sono reso conto di una cosa, ovvero che questo coso è sbagliato, deve essere un millimetro indietro. Esatto, questo deve essere un millimetro indietro e quindi di conseguenza, aspettate perché non è che finisce qua, di conseguenza questo piano deve essere anche meno 1 millimetro indietro. Ecco, fatele queste analisi finali. Ora vado in stampa e vediamo che succede. Ecco qua, e dopo un po' di, diciamo, rifiniture, ecco qua, e dopo un po' anche di pezzi stampati,
e modifiche fatte, vedete, questo l'ha alleggerito un po'. Allora, lattatore lineare è uscito. Spero che il video vi sia piaciuto. Sono contento che il canale sta andando bene. Noi ci vediamo, se Dio vuole, la settimana prossima. Vi mando un bacio. Ciao!